Soffre all'inizio, reagisce, piazza due colpi quasi letali nel mezzo e becca un gancio in pieno volto all'ultimo secondo. Sfuma allo scadere la vittoria che per il Pescara significava mettere un piede e mezzo in Serie B, ma guai a rammaricarsi troppo. Il 2-2 va visto nell'ottica dei 180 minuti, biancazzurri fanno un figurone e dimostrano di essere più in palla di un Verona comunque rinfrancato dalla cura Vavassori. Bene, anzi benissimo il Pescara, perché la dormita generale della difesa all'alba del match, capitalizzata dal redivivo Ciotola, avrebbe potuto segnare in maniera pesante la volata alla cadetteria. Ma il Verona, nonostante il cadeau, è costretto da subito al ripiegamento difensivo. Dopo una fase molto tattica, infatti, il Pescara tira fuori gli artigli con la mazzata da fuori di Dettori, su cui Rafael è prodigioso. Il sorprendente 4-3-3 proposto da Vavassori in chiusura di frazione tenta il colpo del KO, ancora con Ciotola che però non inquadra lo specchio. Di Francesco carica a dovere la squadra nell'intervallo e l'avvio di ripresa del Pescara è devastante. Due tiri dalla bandierina in serie e la spinta asfissiante produce la conclusione di Sansovini, che pugliese para con un braccio sulla linea di porta a Rafael battuto, calcio di rigore ed espulsione di Pugliese. Verona in 10 e acciuffata dalla trasformazione impeccabile di Massimo Ganci. I 1903 tifosi biancazzurri sovrastano i 14.000 di marca gialloblu, eccezion fatta per un lampo di Berrettoni. Adesso il Pescara domina la scena grazie anche ad una migliore condizione fisica. Spingi, spingi e il 2-1 è confezionato sull'asse Zanon-Sansovini. Cross teso e preciso, inzuccata mortifera e via sotto la curva a gonfiare il petto. Manca più di un quarto d'ora, non poco per chi come il Pescara, che in tutto riesce tranne che nella gestione ragionata della contesa. Così ci vuole super pinna su Berrettoni. Zizzari è entrato al posto di Sansovini, si addormenta senza un perché e brucia la biglia del KO. Errore pesante, perché di lì a poco il salernitano Baratta inventa l'ultima punizione e Russo inventa la magia del definitivo e beffardo pareggio.